Coreografie natalizie nella piscina di Canneto in territorio di Roccavivara, un'idea della società Nuoto Trigno apprezzata da ragazzi e genitori. La piscina intercomunale di Canneto, a cavallo tra le province di Campobasso e Chieti, ha ospitato una 2 giorni di coreografie, esibizioni e tuffi in acqua che hanno avuto come comune denominatore il Natale. I ragazzi più piccoli, iscritti all'associazione Nuoto Trigno, hanno preso parte alle prime esperienze natatorie in vasca, sostenuti dai tecnici federali e dirigenti della società che da alcuni anni, nella persona del presidente Mario Cicchillitti, ha inteso credere nell'area e investire in un ampio progetto non solo sportivo, ma anche sociale e occupazionale di crescita di un territorio che stenta a decollare. Siamo qui in questa stupenda piscina di Madonna del Canneto, comune di Roccavivara, a eseguire la seconda parte del saggio di Natale 2018. Siamo in attesa adesso di iniziare, stiamo nella fase organizzativa del saggio. Come saggio abbiamo scelto di fare il presepio vivente in acqua, una manifestazione che qui in questa struttura è per la prima volta che la facciamo. L'ho fatta in altre strutture, in altre società, ma questa è la prima volta che verrà svolta qui a Madonna di Canneto. È una manifestazione molto bella, suggestiva. Le attività dei più piccoli sono state coinvolgenti e seguite in prima persona da genitori e familiari sugli spalti della piscina di Canneto. Immancabile per questa parte conclusiva dell'anno le musiche natalizie e l'ingresso a bordo vasca di Babbo Natale, prodigo di doni verso i ragazzi. Noi crediamo molto nel nostro lavoro che facciamo, soprattutto crediamo nel Natale, nello spirito natalizio e cerchiamo di coinvolgere tutti i nostri allievi. Perché è nata? Perché noi amiamo questo lavoro fondamentalmente.